Quali sono le migliori impostazioni per esportare un video in 4K per YouTube da Adobe Premiere? Lo scopriamo subito. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Oggi andiamo a vedere come esportare correttamente un video per YouTube. Io sto utilizzando l'ultima versione di Adobe Premiere Pro del 2022 e infatti è presente questo nuovo tab Esporta, che precedentemente invece era raggiungibile da Esporta file multimediali. La grafica è un po' cambiata, ma le impostazioni sono praticamente identiche anche se non avete aggiornato Premiere. Prima di entrare nel vivo di queste impostazioni vi do un consiglio rapido, ovvero quello lì di andare all'ultimo frame del video, ci portiamo all'ultimo frame e poi clicchiamo su marcatore stacco. In questo modo andremo a dire che l'esportazione sarà solamente di questa porzione, perché se voi magari nella vostra timeline non avete nient'altro, come in questo caso, allora Premiere durante l'esportazione si fermerà all'ultimo frame e non ci saranno problemi. Se invece, come in questo mio progetto, magari lasciamo delle clip nella timeline, allora Premiere esporterà fino all'ultima clip. In questo modo io gli sto dicendo arriva fino a questo punto. Detto ciò, andiamo nel tab Esporta e qui andiamo a modificare tutto. Intanto possiamo partire dal nome del file, che chiaramente posso chiamare test esportazione. Dopodiché nel percorso andremo a selezionare la cartella in cui vogliamo salvare il nostro video. Dopodiché in predefinito, allora ci sono tantissimi predefiniti di Premiere, comunque li andremo a modificare, quindi vi consiglio di partire da Match Source Adaptive High Bitrate. Nel formato potremmo esportare in HEVC H265, però ancora YouTube consiglia il codec H264. Cosa intendo per consiglia? Se andiamo in questa pagina del supporto di Google e YouTube, che comunque vi lascio linkata in descrizione, troviamo tutto quello che YouTube ci chiede per l'esportazione, ovvero il video deve essere in MP4 con codec H264 e oltre a tanti piccoli dettagli ci indica il valore più importante, ovvero la velocità in bit, il bitrate, che andremo a vedere a breve. Quindi torniamo su Premiere, impostiamo H264, nella sezione video, che probabilmente la prima volta potreste vedere così, quindi cliccate su video. In questo primo set di impostazioni lasciamo come sorgente, questo perché se avete impostato correttamente la vostra timeline comunque si andrà a prendere tutte queste impostazioni, ovvero la risoluzione e il frame rate e anche l'ordine dei campi progressivo e l'aspetto. Allora, per quanto riguarda la risoluzione, se magari voi avete fatto la timeline in 5K e poi volete esportare una risoluzione più bassa, come magari l'Ultra HD, che poi sarebbe quello che noi chiamiamo 4K, anche se 4K ha un po' di pixel in più, allora possiamo andare a modificare manualmente la risoluzione. O magari se avete necessità di scalare in 2,7K, scegliete Quad HD. Comunque queste impostazioni che vi sto consigliando sono appunto per il 4K Ultra HD. Frequenza e fotogrammi, ragazzi, impostatela correttamente nella timeline, non fate una timeline magari a 24 e poi esportate a 29,97 perché si crea il caos. Quindi questi valori impostateli correttamente prima. Chiaramente il video è in progressivo, siamo nel 2022, un video interlacciato, spero che non esista più. L'aspetto lasciamo sempre pixel quadrati, a meno che non state facendo qualcosa molto particolare, come magari una registrazione in anamorfico, ecco, ma in quel caso magari dovete vedere qualche altro tipo di tutorial. Quindi lo possiamo lasciare tutto come sorgente e poi andiamo sul pulsante altro. Allora impostiamo il rendering alla profondità massima, usa massima qualità di rendering, così avremo la massima qualità, ma chiaramente il computer soffrirà un po' di più durante l'esportazione del video, questo perché richiede appunto più potenza di calcolo. Dopodiché lasciamo tutto preimpostato e nella sezione prestazioni, se avete con accelerazione hardware, chiaramente selezionatelo, perché userà principalmente la scheda video per fare l'esportazione, il tutto sarà più veloce. Se non avete questa impostazione disponibile, non preoccupatevi, potete usare solo software, il video sarà alla stessa qualità, ma l'esportazione sarà più lunga. In questa sezione potete lasciare anche tutto preimpostato secondo questo profilo, che ora, come vedete, è diventato personale,
perché abbiamo modificato alcuni valori. Nella sezione profilo possiamo impostare linee base principale alto alto 10, potete lasciare tranquillamente principale, mentre nel livello va benissimo il livello 5.1, quindi lasciamo principale il livello 5.1. Anche qui non tocchiamo nulla. Ora passiamo alla sezione più importante, ovvero quella lì del bitrate. Allora abbiamo la possibilità di impostare CBR o VBR. CBR sta per constant bitrate, quindi bitrate costante. Impostiamo per esempio 75 megabit, saranno quelli, mentre in VBR eventualmente utilizzate due passate perché è una qualità più alta, andrei a impostare un bitrate di destinazione e uno più alto per magari quei momenti in cui serve un maggiore bitrate. Ma siccome siamo su YouTube è il massimo del bitrate è 45 megabit al secondo a 30 fps, magari 24-25, non ha senso andare oltre questo valore, per questo io imposto il CBR, mentre se esportate a 48-50-60 fps dovete rientrare in questo range di megabit per secondo. Quindi io a 24 fps magari imposto 35 megabit, a 30 fps imposto 45, a 48 ne imposto 53 e a 60 fps ho imposto 68, quindi comunque rimaniamo all'interno dei valori che ci consiglia YouTube. In HDR invece il bitrate è più alto perché appunto contiene più informazioni. È presente anche la velocità del bitrate per quanto riguarda l'audio. Tornati a Premiere, quindi selezioniamo CBR e impostiamo 45 megabit. Vi devo dire che anche impostando i 40 megabit comunque la qualità rimane molto alta, quindi se avete un video magari di 20-30 minuti, ecco, in quel caso potrebbe convenire impostare 40 megabit, più che altro anche per una questione di dimensione del file, che come vediamo qui mi dà la dimensione stimata che è di 1 giga, ma se io impostassi magari 80 megabit saliamo a 1 giga e 8, quindi cambiando il bitrate cambiamo anche la dimensione del nostro file. Per quanto riguarda l'intervallo, io qui avevo selezionato attacco stacco sorgente, ma di base su intera sorgente. Cosa significa? Si prenderà tutta la timeline fino a dove trova l'ultima clip, quindi come abbiamo visto prima non è questa l'ultima clip ma è questa qui, quindi il video sarà di circa 6 minuti. Se invece io imposto attacco stacco sorgente come prima appunto gli avevo selezionato, allora il video sarà di circa 2 minuti e 59. Tutta questa procedura, ripeto, non ha senso se voi già avete la vostra timeline pronta dove non ci sono altre clip successivamente, quindi anche se impostate l'intera sorgente comunque arriverà fino all'ultimo frame dove avete il video. Infine nella sezione audio dobbiamo impostare il formato audio, lasciamo tutto AC, 48.000 Hz, canali di base saranno stereo, se 5.1 e avrete editato il 5.1 selezionate 5.1. Nell'audio, nel momento in cui è stereo, ho sempre impostato 320 KB, ma ora con gli ultimi aggiornamenti di Premiere sono disponibili anche valori più alti e YouTube per lo stereo consiglia fino a un massimo di 384. Vi devo dire però che dopo una vita utilizzo i 320, io rimarrò con i 320 anche perché l'audio è di discreta qualità. Queste altre sezioni non c'è bisogno che andate a selezionare altro, anzi è meglio che non toccate nulla qui sotto, a meno che non sapete esattamente cosa state facendo. Detto ciò ragazzi, non ci resta che cliccare o su invia Media Encoder o esporta. Media Encoder è un altro programma di Adobe che magari ci aiuta nel momento in cui abbiamo diversi video da esportare, allora diventa veramente comodo, altrimenti potete cliccare su esporta e quindi avremo il calcolo del tempo rimasto che può variare da 30 secondi fino a ore, dipende soprattutto dalla lunghezza del vostro video, alla quantità di effetti e dalle prestazioni del vostro computer. Beh ragazzi, spero di non essermi dilungato troppo, ma volevo anche spiegarvi qualcosa senza scendere troppo nei dettagli. Ovviamente per qualsiasi dubbio non esitate a commentare qui sotto, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.